Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grullo e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo video Anti-X. Mi raccomando, supportiamo il video, ma soprattutto il canale. Ho mille video, quindi se volete trovare altri mazzi che vi possono piacere, trovate una sfilza immensa. Oggi siamo qua per vedere un mazzo che è contro i V e contro le X, quindi contro buona parte del meta attuale, e ci può dare comunque una mano. Ma andiamo a vedere. Aegislash, l'unica cosa che non ci aiuta è che è un fase 2. 150 punti vita, l'abilità ve l'ho detta, preveniamo i danni dagli X e dai V, e fin qua l'è appurato. Con due energie fa 120 e dice che gli attacchi che fa non sono influenzati da alcun effetto presente sul Pokémon del mio avversario. Quindi se dice che io non posso attaccare per qualsiasi motivo, che sia un motivo X, io me ne sbatto le spade e scudo di Aegislash e attacco. E gli faccio 120, non sono tanti danni, però se andiamo a relazionarlo con la sua abilità, se lui non ci può attaccare, io gli faccio 2-3 attacchi. Estica. Ma andando avanti abbiamo anche una Aegislash X. Se lo vogliamo usare per chiudere la partita non è affatto male, perché dice lama ineguagliabile fa 70 danni per ogni carta premio che ho preso, e quindi si può fare veramente tanti danni. 7, 14, 21, 28, 300 milioni, quindi comunque può dar noia, mentre l'altro fa 2,20 e ok. Ci abbiamo Jirachi per non farci prendere in giro da Sableye, poi classico motore Bibarel e ci siamo. Non è che abbia una grandissima potenza di attacco, però il mazzo è questo. Se ci vogliamo aggiungere roba, commentate qua sotto nei commenti e che si può le aggiungere. C'è il blocco amici, per riprenderci due carte aiuto dagli scarti, cannone da pesca, caramella rara giustamente perché signori sta parlando un fase 2, se un tuccia le aramelle, ok, fune di fuga, level ball, switch, ultra ball, classiche carte che troviamo in qualsiasi mazzo, lo spuzzone, se esperimento di acromio mi piace, guardiamo le prime 5, 3 ce le prendiamo in mano, il resto le buttiamo nell'area perduta. La Kissara la sbrugna è forte, perché visto che comunque Aegislash attacca con 2, mi va KO un Pokémon. Faccio la Burno e poi cosa faccio? Mi posso prendere caramella rara, mi posso prendere una Aegislash, un'energia, una carta che mi può aiutare in quel medesimo momento. La Minnosa, la Mimosa dice che possiamo rimischiare fino ad avere rimischiare 5 Pokémon dalla pila degli scarti nel mio mazzo. Se lo faccio, pesco 3. Va bene, un rimetti dentro, pesca 3 che ci può stare e non ci fa schifo. Boss Order, Peperena, Zimmerman ci permette di evolvere i nostri Pokémon. Perché se io metto l'onesto Onage e dopo c'ho Zim, io mi metto Dublade. Poi se ho Dublade e trovo Zim, ci metto Aegislash. Quindi comunque mi vado a risparmiare delle caramelle rare che potrei usare più avanti. Poi ci abbiamo la benda sfida, dove se siamo sotto di premi lui mi fa fare 30 danni in più e quindi ci può anche stare. Condividi esperienza, quindi ci possiamo, subendo un KO, il Pokémon che ha questa condividi esperienza si becca un'energia dal Pokémon che le andava KO. L'energia in versione tripla anche qua ci dà una mano, perché così Aegislash attacca solo con questa. Quindi signori, questo è il mazzo, un for fun che mi fa anche abbastanza defecare da qualsiasi pertugio. Può sembrare forte perché dici sì boia de, c'ho l'abilità incredibile, ma ormai il 90% dei mazzi ha quantomeno un Pokémon che possa attaccare questi Pokémon. Inoltre, essendo un fase 2, è rallentato, quindi se io vado aggressivo, bam bam, ti colpisco tutte le spadine,
la spadina poi ce la mettiamo nella fessura che tutti conosciamo. Detto questo, signori, andiamoci a trovare un avversario, ma seguitemi prima su Instagram, riccabroz, perché a breve arriveranno novità su robe. Non lo so neanche, magari sto burlando. Però insomma, seguitemi, che vuffa, è un vuffa, ancora un vu, mi seguite. Andiamo. Primo avversario di oggi, siamo contro Eevee dell'11-21, signori. Oggi che è il 20-11, che sto registrando questo video, ieri si è concluso il like. E quindi sicuramente il prossimo video potrebbe essere qualche mazzo direttamente da quel torneo. Quindi comunque scrivetemi sotto nei commenti quale vorreste vedere. E questa mano, beh, non è stata granché. Lui gioca un mazzo psichico. Io parto di Bidoff, cioè o di letame o di feci liquide. Quindi direi che possiamo partire con dell'etame un pochino più solido. E partiamo con Bidoff, che tanto ritirano tutte e due uno. Manafi, se non mi serve non mi serve. Questo gioca Gardevoir. Senti, mettiamo un altro Bidoff, perché se questo mi mette KO a questo davanti, l'Emmaiala. Qua ci si può mettere l'Onesto Nelge, poi dopo magari anche Jirachi, così Cresselia non mi mette dei danni, in teoria. Non dovrebbe funzionare solo su Sableye, quindi vediamo se funziona anche su Croissant Cresselia. Allora, un'energia su Nelge l'abbiamo messa, dopo si fa double hit, a meno che non sculiamo di caramella rara dopo. E carte nascoste, Greninja, lo Sninja, lo Stazones, giustamente vado ad aiutare anche lui, però Orazzi, Evanda ha fatto psicobase, la Kissara, quindi rimestiamo tutto in fondo ai mazzo. Poteva essere una bella mano, però questo è ancora un po' me, cioè insomma tutte caramelle rare, li appicciate e Ultra Ball, ma sto mazzo l'è mischiato come il cappuccino alla merda. E senti, io Jirachi lo metto, se funziona bene, se non funziona lo facciamo funzionare in qualche altra maniera. Se io faccio ora faccio Ultra Palla sull'energia e la Ultra Palla, mi ci piglio Bibarello, mi ci piglio e me lo piglio. Se adesso sputa caso vuole che mi dia un Poemon forte, Dublade, senti, lo metto e si fa festa finita. E si fa anche la Kissara e vediamo un po' che ci dà. Si rimesta tutto anche a lui. E un altro Nelge non mi dispiace, gli si può anche dare condividione d'esperienza. E si passa. Ora vediamo un po' che vuole fare lui. E il fatto che gli abbiamo messo Jirachi sicuramente potrebbe essere un punto che lui vorrà colpire. Se mi colpisce, io cercherò poi in qualche maniera di attaccare. Cresselia non è qualcosa di irraggiungibile. Dovrebbero anche avere loro la debolezza acciaio, però vediamole. Cioè, fino a un certo punto, perché poi mi sembra diventa buio. Va bene. Ritira Cresselia. Forse ha visto che non gli serve a niente. Mette il Kirlione e fa passo miraggio. Si va a mettere tutti i Kirlia che ha nel mazzo direttamente in panca. E ce n'è uno solo. Ok. Forse l'altro ce l'ha in mano. E possiamo fare livello Balls. Ci prendiamo Double Fass. Gli Aegis Slash ci sono. Ora purtroppo ho dovuto buttare via le Ultra Ball. Però se non facevo così non pescavo niente. Lo Staso. Qui ci si mette un altro Nelge. Così quantomeno siamo settati come gli ottani. Se l'esperimento di Acrobat mi dà la carta giusta, perfetto. Questa e questa me la piglio. L'altro Nelge ormai, signori, o quanti V ne vuole mettere. Questo si può evolvere. Lo evoliamo. Poi si fa energia sull'altro Dublade. Switchino tattico. Si coda spruzzo. Vai a Egi. Picchia sodo. 2,40. Colpo duro, spam. Un bel durone nel viso. E primo premio ce lo siamo presi. Energia tripla, interessante. Lui se mette Gardex non è che mi possa attaccare. Con Cresselia, sì.
Con Cresselia sì, con Greninja ma tanto non c'ha le energie, con Kirlia ma fa poco, quindi o non evolve però io lo one shotto, oppure a qualche altra carta che potrebbe destabilizzarci. Lui ha scartato la Kissara, Garde X, lui l'ha messo. Cosa diavolo è questo Majin Buu nano? Cos'è Coda Urlante? Ma da dove è uscito fuori sta roba? Cioè, perché hanno chiamato i Pokémon Coda Urlante, Dito Piangente, Culo Aspannato? Cioè, che roba è? Che roba è? Poi lo sta anche caricando. Secondo me questo fa male. Secondo me fa male. Però aspettiamo, lui ritira uno, sto Cresselia, va bene. Coda Urlante, Urlo Ruggente, infligge 20 danni a uno dei Pokémon del mio avversario per ogni segnalino danno che ha. Porco boia. Ciao Jirachi. Ciao Jirachi. Boss Ordine. Mi metterà di nuovo Piparel. Porco il demone. Urlo Ruggente. E questo mi vuol buttare giù tutta la panca di Osì? 120 mi fa. Cane boia. Sì, e ora... che diavolo mi invento? Cioè, cosa mi invento? Facciamo così. Si fa level, che non c'è niente, ok. Vediamo se c'è un Kaiser che possiamo fare. Ci abbiamo la Burno, vediamo se abbiamo uno switchino. Questo lo diamo di qua. E dammi uno switchino, ti prego. Non abbiamo switch, ma abbiamo Fune della Figa. Fune della Figa vuol dire che quantomeno adesso ripossiamo attaccare. E lui però... qua adesso ci voleva Manafi. E non mi ricordo dove l'ho messo. Potrei averlo buttato nel secchio. Interessante. Va bene. Qua gli si fa 120. Gli si dà questa di qua. E anche perché non mi ricordo con quanto attacca il V. E l'ex, scusate. Ci abbiamo boss. 120. Secco in the face. Vai, colpo duro, duro. Non si è messa bene questa partita. Io con Dorante non l'avevo mai visto. Cioè, ma che Pokémon è? Cioè, proprio davvero l'è Majin Buu nano di terzo livello. Lo Staso, vediamo se ce n'è un altro, perché a questo punto mi aspetto qualsiasi cosa. No, perfetto. Boh, non meglio, non ce lo vuol far vedere, oppure c'è altra roba. Ora guarda che si ripiglia Dubos coi blocco. Guarda che se lo ripiglia Dubos. Cane bastardo. Cane boia. E lo Staso. E io ora che cosa mi invento? Non c'ho più switch, non c'ho più una segale. Facciamo che io evolvo i Pokémon. Cioè, facciamo che io prendo 1 e 2. Lo possiamo fare. Questo l'è grosso. Lo possiamo anche mettere. Dopo ci abbiamo Pepe. Possiamo puntare a prenderci qualche cos'altro. Gli do la tripla, non può ancora ritirare, però. Se mi vuole fare Coda Urlante, deve farlo su un Elge. Per forza, se no Aegislash ma non mi fa KO. Almeno dopo ritiro. Bidoff non subisce i danni, quindi l'unico Leonesto o un Elge. L'energia la dà su Greninja. Giustamente, quel Greninja con quei 10 di vita non è defunto, non è defungibile. Eccolo lì, Coda Urlante, pronto a urlarci nel viso un urlo ruttante. Eccolo lì, vediamo chi colpisce. 100% un Elge, giustamente. Per fare il premio era l'unica cosa che potesse fare. E adesso è il mio momento. Un altro Bibarel che comunque ci può stare. E se io gli faccio boss non è che mi interessa chissà che. Lui può ritirare, si butta via una tripla a gratis. Sì, non voglio mostrarlo più. Vediamo un po'. Usciamo comunque di Aegi. Baby Aegi. Ci abbiamo il boss, la Kissara ancora non è che mi ispiri tanto fargli. Colpo duro, 120. Leviamo sta affarino che mi ha veramente divertito i diverticoli. Ci prendiamo un premio, che è Zim. E che me ne fa di Zim?
Allora, fare 3-10 su Garde è un po' impossibile, però devo fare prima io i premi, così faccio 7-14, 21-28. Cioè, devo proprio lasciarmelo come ultimo premio per fargli il mega danno. Ah, si è rimesso coda urlante. Si è rimesso coda petulante. Eccolo lì. Cioè, ora se mi rifà boss, per davvero spacco qualcosa. Ritira Ralts. Coda ululante. Psico abbraccio di Garde. E penso che dopo questo non ce n'abbia più. Dopo questo non dovrebbe più usarne. Però devo dire che è una bella carta. Cioè, in Garde non l'avevo mai vista, anche perché è nuova. Ed è la prima volta che mi ribecco Garde. E attenzione. Coda urlante, very nice. Lo sta pompando come se non ci fosse un domani. Se avessi avuto un Alakazam, avrei fatto. O anche. Se avessi avuto anche coso. Come cavolo si chiama? Yoga Loop. Mi sarei divertito un sacco. Va bene, questa gliela diamo su EGX. Perché gliel'ho data lì. E comunque, visto che ritira 3, alle peggio, cioè abbiamo già una ritirata. Lui si è preso un premio. E io cosa posso fare? Guarda che escono le caramelle. Vediamo se mi è rimasta una spadina, ma penso proprio di no. Esatto. Ci abbiamo modo di riprenderla, sì, ma non con queste carte. E quindi facciamo che io gli faccio direttamente 140. Diciamo che io gli faccio direttamente 140 e vediamo cosa succede. Lui deve comunque fare 3 premi. E non siamo messi affatto bene. Se mi volesse fare un KO su Bibrel, a quel punto io proverei a fargli la Hissara, però è un rischio anche per me. Ma tanto c'ho Bibarello. Lui poi pesca di Greninja. Non so. È forte, eh? È forte in culo. Raffinatezza. Scarta Lostazones, pesca 2. Lostazones ancora. Si prende un altro Ralts. Lui vorrà mettere Garde Baby, caricarlo con 100.000 energie e farci KO. Per forza. Intanto una l'ha data su Ralts, un'altra su Garde. Chissà se ci vuole fare 190 di Garde. Potrebbe esserci. Cioè, potrebbe farci molto male. Molto. Intanto lui sta caricando un po' di tutto. E vediamo se ci fa 10 oppure boh. No. Ritira. Ci mette Cresselia e ci vuole spostare da... Me l'ero completamente scordato di Cresselia. E mi ero completamente scordato che non c'è stato modo di rimettere Jirachi in de mazzo. Niente signori, questa ce la fa rivogare tutta contro, lui poi si cura. Male male. Male male, a Aegislash è proprio una spadata nel petto. Ci butta giù Bibarel. Allora, qui per davvero male male. Peperina. Vediamo un po' che ci sa. Non ci sa nemmeno l'ano da pesca. Prendiamoci il blocco, amici. Non so cosa fare. Allora, prendiamoci la Hissara. E un esperimento di acromio. Boh, proprio per provare. Qua si fa 2-10. 2-10 e dopo facciamo 2-80. Ma comunque non ci basta per buttare giù Garde, che è l'unico Pokémon che attualmente mi farebbe vincere subito la partita. Lui secondo me ci fa 190, ci abbassa la vita. E ora metterà tipo Garde Baby, qualcosa del genere, ma ce la fa. Ha scartato veramente tante energie. Fare 3,30 sono tanti, ma potrebbe farcela, eccolo lì, c'è anche l'abilità da usare. La può chiudere, spero di no. Perché fatto fuori quel Garde... Sì, ci può fare Garde X normale. Quindi signori, la partita è chiusa. Ce n'è un altro, niente. La partita è chiusa. E forte. Cioè, molto forte Garde. Molto forte quella coda urlante che mi ha fatto smadonnare. E Aegislash ha molti limiti, come avete visto. E non è uno di quei mazzi che dici boia forte. E ora lui... Sì, Garde X non mi avrebbe attaccato. Però comunque Garde Baby con l'Aegislash normale mi avrebbe sfondato proprio
lo scudo in mille pezzi. Quindi lui adesso si mette energia e ritira, carica tutto dietro finché può. E boh, vediamo un po' quante energie c'ha da dargli, perché lui di vita ne ha abbastanza. 60 più 6 per 3. Ne ha messe 7. Ne ha messe 7. Ritira 2, gliene può dare ancora. Signori, complimenti. Complimenti Garde, che si conferma mazzo forte. E va bene. 9, cioè 8 e 9 che ce n'ha ancora, c'ha 140 di vita. L'ha spolpato. L'ha spolpato. Non mi ricordo se ha già fatto l'abilità. L'ha spolpato. 3 e 30 precisi. Complimenti, complimenti. Signori, prima batosta presa, andiamoci a cercare un altro avversario. Secondo avversario, siamo contro Antec Poxy. Vediamo un po' se si riesce a vincere, che poi manco a farlo apposta, il Luca Comics mi hanno dato la spilletta, che qua si vede poco, di Coda Urlante. Questo era un segno premonitore che io le avrei buscate da Majin Buu Baby. Allora, iniziamo noi. Cerchiamo di settarci bene e coprirci come dobbiamo. E questa mano, insomma, partiamo onesti. Vai, energie neanche per sbaglio. Abbiamo questa Ultra Ball che, insomma, è il mio turno, ti prego. Dammi una giusta. Bidoff. Vabbò. E niente, si fa Ultra Ball su Jirashi, che non ci serve. E Ultra Ball, anzi, io butto via blocco amici, che tanto c'è poco da ripescare. Potevo buttare via la Burno, ma la Burno preferisco averlo in mano. Questo gioca Pidgey, sicuramente gioca Charizard, quindi attaccante ex. Come attaccante non ex non mi viene in mente grandi cose, a meno che non ci attacchi direttamente con Charmander o Charmeleon, se li gioca, se non gioca tutta caramella rara. Intanto Lost Azones si prende Mew, vediamo se dà un'energia davanti e ritira. Poi comunque c'ha il Pidgeot che è ex, quindi anche lì non mi fa niente. Riuscissi a settare un paio di Aegi Baby sarebbe forte. Intanto l'energia la dà davanti come presumivo e ci mette Mew, pronto a sculare qualche ball oppure il VIP Pass se lo gioca. Caramella rara. Caramella rara ce l'ha. Chissà se avrà il Pidgeot. Ma santo bigabibbo. Però dai, non mi potete mettere sempre i bidone lì davanti. Ora questo ritira 2. Cane bastonato. Questo si è fatto almeno una cosa giusta. Lost Azones. Ci si prende l'onesto Onelge. E si fa Bibarel davanti. Vediamo se troviamo uno switchino. Niente switch, neanche a pagarli oro, incenso e birra. Diamo la tripla dietro su un Onelge, perché tanto un KO lo subirò. Questo è Poma sicuro. Caramella rara, Pidgeot. E quindi lui adesso inizierà a prendersi tutte le carte del mondo. E va bene, va bene. Secco Charmander, dopo evolvo Dublade. Pesco ancora di Bibarel finché non troviamo qualcosa di decente. Perché signori, qua la vedo male. Una fune di fuga, qualcosa, delle energie, così da iniziare a segnare sulla Aegislash. Viene da piangere, un mazzo per davvero putrido. Questa non è la spada nella roccia, è la spada nella natica. Pidgeot, vediamo se si prende Charizard, qualcosa. Perché una volta che ha settato i Charizard, va bene, spero che non abbia letto fino in fondo l'abilità di Aegislash. Passa il turno, giusto, bravo. La Level Ball, questa Level Ball ci possiamo prendere un altro Dublade, così che si va tutti a Dublino. Se no faccio Ultra Ball, ma non mi interessa. E proviamo di così. La proviamo. Ormai provare per provare si fa di così.
con lo Stasones vediamo che cosa ci si può prendere. Quasi quasi prendo un doppio Bidoff, che male non fa. Ti prego Biba, ti prego, santo Diano, santo e il diable. Cioè io adesso cosa faccio? Un'altra tripla? Me la tengo in mano, che non so neanche se riuscirò a usarla. Ti prego, evoca Charizard, fammi KO questo Bibarel, così posso iniziare forse ad attaccare. Forse, perché comunque c'ho quel Dublade con la tripla che mi sta dicendo io dopo posso attaccare. Ma prima mi devi far KO Bibarel, eccolo lì. Ottimo, ottimo, vai, caramella rara. Lui non ha carte, però c'ha il Pidgeot e si può pescare quello che vuole. Regno infernale, 3 energie per lui. Sicuramente una la dà davanti, 2 su Charizard. 1, 2 e 3. Cavallo carrozza e Bibarel nel secchio. Lo Stasones si prende un altro Charmander? Molto probabilmente sì. Eccolo lì, Charmandero. Ricerca rapida. Secondo me adesso si piglia... Boh, io prenderei ricerca accademica. Non sapendo che mani ha lui, però... Con due carte in mano, una bella carta pesante del Christiansen. Cioè, ora, tu, lurida bestia, mi hai fatto 180 su Dublade solo perché aveva l'inversione. Grande mossa. Complimenti. 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 Però io ne ho un'altra in mano e mi spiace per lei, ma stavolta la uso. Ultra palla, qui potrebbe essere divertente fare così. Prendermi un altro Aegislash, così quel Dublade si salva. Quell'altro Nelge, vabbè, se ci arriva a diventare Aegislash, bene. Se no lo faremo defungere, l'energia c'è. Questo Zim non mi interessa ora, però quasi quasi dopo lo faccio. 120, iniziamo a calargli la vita di un po'. Lui mi deve fare boss o su Bibarel o Nelge o Bidoff. La Aegislash X è grosso, ma attualmente non farebbe niente. Io posso comunque fare un par di attacchi, visto che sfrutto il suo premio in più per attaccare con la tripla. Posso dare l'energia sull'altro Aegislash e sculare con calma qualche cos'altro. Vediamo che cosa si va a prendere con Pidgeot. Non ci è dato saperlo, giustamente. Però, Charmaleone, eccolo lì. Attacca con 3, fa 90, 9 e 9, fa 18 su Aegislash, che è il KO. Però, prima di caricare quel Charmeleon, deve... Sono passati 3 turni. Un bel boss. Come lo vedete? Io lo vedo. Solo che non ce l'ho in mano. Cane del boia. Cane boia. C'ho doppio Bibarel, però quella stadio completamente inutile. Ti prego boss. Fune di fuga. Fune di fuga potrebbe essere provata, ma meglio di no. Non vorrei rischiare troppo. Gli si fa 120 ancora. Tanto abbiamo un altro turno e si può rischiare di farci due premi. Però mi pizza la lingua. Lui fa 90. Fa 90. E è proprio la paura. Non so quanti Charmeleon giochi. Presumo 2. Presumo giochi 4 Charmander, 2 Charmeleon, 3 Charizard. Penso, perché poi più di quello, o forse un Charmeleon. Ma questo lo scopriremo. Io non ho mai giocato Charizard troppo impegnandomi. Scarta le due su Charizard, giustamente, mette Mew, che è un Pokémon che gli posso buttare giù. E potrebbe essere quel KO che mi smette di far funzionare l'energia inversione. E la Kissara, io sono quasi costretto a farla. Sono quasi costretto. Gli do la tripla su Onelge. Tanto posso comunque ancora attaccare. E fo la Kissara. Brutto. Ma lo devo fare perché non ho carte giuste. Devo cercarmi sto boss che non esce. E nel frattempo mi posso fare KO di così.
Ci prendiamo questo premio e lui mi può attaccare di Charmeleon. Sicuramente l'energia ce l'ha. Però una volta che lui mi attacca, io dopo gli rifaccio KO. E quindi è questo il suo limite. Vediamo, ci esce di Charmander però. Ci esce di Charmander. Non pensavo. Lui comunque Charmander fa 40, che diventano 80. Però si scarta un'energia, ma attacca con 2. Quindi a meno che non faccia un Laburno, non ci può attaccare di Charmander. Giustamente un po' in difficoltà l'ho messo, ma è quello che deve fare questo mazzo. C'ha un altro Charmaleone. Che attacca con 1. Questa cosa fa? Scegli fino dopo in panchina ogni DS. Ok, lo evolve. Se aveva quello che devolveva, era veramente un assassino. E mette un altro Charizard. Questo non me lo aspettavo. Per il semplice fatto che ora ti attacchi solo con quel Charmeleon. 1, 2, 3. Ok, mossa un po' particolare. Cioè, non l'avrei fatta, però era l'unica cosa che poteva fare lui per attaccare. Forse non aveva le energie di mano, ma la poteva prendere di Pidgeot. Si è levato il Charizard danneggiato. Cane boia. Va bene, vediamo dove si arriva, perché per me Aegislash è un mazzo di merda. Detto proprio tra spada e scudo. Charmander, questo attacca con 1 e c'ha Charizard lucente. Questo me l'ero completamente rimosso. Me l'ero rimosso e lui può attaccare. Può attaccare e farci male. Lui fa 90 e si scarta un'energia. Ottimo. Comunque Charizard è lì, a meno che dopo non evolva. Un attimo bloccato. Io faccio 1 e 2. Zim ormai ha evoluto tutto l'evolvibile. Io insisto con Aegislash e si dà l'energia davanti. E vediamo cosa c'è rimasto con Lost Azones. C'è solo Manaphy, incredibile. Vai, peschiamo di Bibarello. Vediamo se troviamo un boss. Lost Azones. Signori, io non so cosa fare. Facciamo un esperimento di acromio. Eccolo lì. 1, 2, 3. Va bene. Ci prendiamo questa. La Kissara potrebbe essere divertente. Magari non adesso. Il problema è sempre quel Pidgeot. Il Pidgeot è un problemone, perché anche se io gli faccio la Kissara da 1, lui magari può prendersi l'energia che gli serve per attaccare poi alla fine col Charizard. Fare boss su Charizard il lucente equivale a dire che lui comunque ritira 3. Però non gli faccio KO. Potrebbe essere un boss buttato. Ora lui mi ha messo Charmeleon. Che fai? Non glielo fai, boss? Beh, è succoso a bestia. Mega succoso. Lui ha 5 energie negli scarti, altre 2 assegnate. Di solito, se non sbaglio, ne gioca una dozzina. Andiamo, Pidgeot! OP di volo! Il mio avversario si è addormentato. Perché comunque l'ho messo in difficoltà. Era quello che volevo. Però giustamente il tempo stringe, mi si scuoce la pasta. Andiamo però, su. Alleluia, dopo 10 minuti ha passato il turno. C'ho una benda sfida, che boh. Io do l'energia su Legi dietro. E posso anche darla per il meme, non si sa mai. Perché almeno se arriva a 150 nel caso fossimo sotto. Ci abbiamo una fuga. E l'amo. Facciamo questo boss su Charmeleon e ce lo leviamo dai cojones. Ottimo. Premio preso, che è un'altra energia. C'avevo tutte energie nei premi. Tutte le energie nei premi. È normale che non le pescavo e toccava smadonnare anche Reartu. Ora lui sicuramente mi esce di Pidgey. Io ho questi due negli scarti. Rifarne un altro gli è un casino. Rifare un altro a Egi è un casino. Anche se le energie ce l'ho.
il tempo anche. E se riuscissi a prendermi un altro Nelge per poi farmi la EGX, io intanto gli fo una faccia intontita perché metti un base. Lui sta buttando via il tempo perché secondo me vuole che io quitti, ma io non quitto. Cioè, non quitto. E ha quittato lui, signori. Andiamo? Questo video può finire qui, fatemi sapere cosa ne pensate dello spadone Aegis Slash, a me non piace molto, però insomma questo video andava fatto. Se siete arrivati fino a qui con il video, commentate con lo spadone di Re Artù. Noi ci si vede alla prossima, mi raccomando un bel mi piace qua sotto, superiamo i 100 come sempre. Io vi mando un abbraccio, un saluto e che Godenzio sia con voi.